grandi temi dell'oggi e del domani, che non usa più confrontarsi con il mondo degli intellettuali. Rileggendo alcune delle parole, mi tornava in mente, purtroppo, una famosa uscita non felicissima di un uomo di non secondaria importanza nella sinistra, che chiese agli intellettuali di non interessarsi di problemi che riguardavano la vita pubblica e la nostra Costituzione, ma di badare a quello che era il loro mestiere. Ora, come dicevo, mi sembra che almeno una cosa che io avverto molto è questa difficoltà del mondo degli intellettuali con cui Berlinguer apre un dialogo, forse ancora più necessario sarebbe aprirlo oggi, proprio per invitare a cimentarsi con un'ambizione di immaginare una società diversa, libera dalle logiche del consumismo capitalista, anche qui sto citando, e impegnata in un'azione contro gli sprechi, i privilegi, il parassitismo, la dissipazione delle risorse, né tantomeno con l'ambizione di provare a costruirla. Parole che mi hanno colpito moltissimo. In un luogo in cui lavoriamo sulle parole, ce ne sono almeno 7 in questa breve citazione che sono identiche a quelle che utilizza il Papa nell'enciclica Laudato Si. Come sapete, è una delle pochissime encicliche scritte in italiano. E mi ha colpito un po' perché avevo avuto qualche anno fa un bel dialogo con questo bravo linguista che è Patota proprio sulla Laudato Si. Un po' ricordavo alcuni passaggi e mi colpisce moltissimo questa sovrapposizione. Mi fa quindi piacere che in un luogo come Treccani, che fa del sapere il suo pilastro fondante, riportare anche alcune parole contenute nella parte conclusiva del discorso di Berlinguer, su cui credo sia quanto mai opportuna una riflessione. Berlinguer, appunto, nel passaggio che ho detto prima, con questa coincidenza con le parole di Bergoglio, ci invitava a essere liberi dalle logiche del consumismo capitalista e quelle che sarebbero state le conseguenze. Il Papa va ancora più, con più coraggio, mi verrebbe da dire, dice appunto che sono logiche da sfruttamento e da perdita di dignità umana. E a me questo passaggio mi ha sempre colpito molto. Dice Berlinguer, è evidente che nessuna opera di salvezza e di rinnovamento del paese può andare avanti senza una crescita del sapere e dell'amore per il sapere, senza un rinnovamento degli strumenti del sapere affinché la produzione di cultura e quindi le istituzioni culturali siano artefici anch'esse di risanamento e di rinnovamento di tutta la società. Parole che in un altro passo utilizza proprio per spingere gli intellettuali a partecipare a questa costruzione di un modello alternativo. Anche questo è Bergoglio uguale. Bergoglio dice: se non cambiamo punto di vista è difficile immaginare un futuro e un modello alternativo. Dice Berlinguer, è arrivato il momento di mettersi al lavoro per un progetto di rinnovamento della società italiana. Dobbiamo chiederci quale può essere l'intervento della cultura nell'elaborazione di un simile progetto, dal momento che per trasformare la nostra società si tratta non di applicare dottrine o schemi, passaggio molto bello anche questo che sto per leggere, non di copiare modelli altrui già esistenti, ma di percorrere vie non ancora esplorate, cioè di inventare qualcosa di nuovo che stia però sotto la pelle della storia, che sia cioè maturo, necessario e quindi possibile. Ed è naturale che il primo momento di questo nostro lavoro sia stato e debba essere l'incontro con le forze che sono o dovrebbero essere creative per definizione, con le forze degli intellettuali e della cultura, per passare a un lavoro politico fra la gente e con la gente. E mi hanno molto colpito queste parole e questa scelta di Berlinguer, la ritengo di grandissima attualità e sono, lo dichiaro subito, un grande appassionato delle dinamiche di trasformazione tecnologica che avvengono nella società,
dico ad Albertina, l'ho detto anche all'inizio, trovo che il silenzio che ci sia su questo tema sia non solo assordante, ma terribilmente pericoloso. E non so se è il momento di discutere di questo, ma mi manca molto la voce appunto degli intellettuali. In ordine, sempre come spunti e consegno ad Albertina, abbiamo scoperto che c'è un tema di privacy nel mondo digitale, ecco, di problemi ne potrei elencare perlomeno 10, anche gravi quanto la privacy, ma da parte degli intellettuali ascolto molto poco, ascolto pochissimo dalla politica, che credo non capisca quasi nulla delle dinamiche che stanno avvenendo. Sottolineo sempre che questo è un luogo che ha creato contenuti e forme di organizzazione di contenuti. Tutto questo è stato superato, anche probabilmente non poteva che essere così, da forme appunto affidate a diciamo il dominio del mondo digitale e dell'organizzazione del mondo digitale, e non ho nulla contro, non do un giudizio. Mi colpisce che tutto avvenga senza nessuna riflessione. Ai ragazzi dico sempre: l'accesso alla conoscenza avviene attraverso cosa? Albertina mi avrebbe risposto, seguendo quello che diceva un grandissimo studioso di storia dell'editoria come Chartier, attraverso i libri. Oggi avviene attraverso il 96,2% attraverso un solo motore di ricerca. Per chiunque sia appassionato di innovazione tecnologica sa bene che quel canale, che sostituisce quindi i libri, è un canale, si chiama, costruito a frequenza d'uso sulla frequenza delle parole, per cui se alcune parole non hanno una frequenza, tutto ciò che viene linkato e abbinato cade in quello che loro stessi chiamano il cosiddetto oblio. Quindi dico sempre ai ragazzi, quando mi invitano a incontrarli su questi temi, se voi avete forse uno dei testi più importanti, come scriveva Cantimori, su cui si è formato l'umanesimo italiano, che è un libro di Petrarca in latino, che viene citato poco, lo troverete nella 11ª schermata. Se è vero che la nostra attenzione non va oltre le prime 2 schermate, quello è un testo che finirà nell'oblio, morto, dice Albertina. Ora, di tutto questo ho fatto una ricerca approfondita, questa sì, perché come tutti quelli che lavorano in questo luogo abbiamo strane passioni, non è stata scritta una pagina da nessun intellettuale. Ora, se questo voglia dire distrazione, come diceva Croce, non lo so, se questo vuol dire scarsa conoscenza delle competenze digitali di quello che sta avvenendo, probabilmente c'è anche questo. Colpisce che però dietro questo esempio che vi ho fatto c'è costruito un modello, che è un modello di consumi culturali, c'è un modello di ruolo della cultura, di centralità delle istituzioni. Qualche riforma che è stata varata in questi anni, su tutti gli spunti perché Albertina mi smentisca, segue esattamente questo modello. Quando abbiamo letto che tutte le istituzioni culturali dotate di autonomia dovevano essere capaci di autogestirsi, io dicevo benissimo, probabilmente 10 musei lo potranno fare in Italia, spiegatemi come fa un archivio ad avere questa possibilità. Ma non è diverso da quello che era stato detto per le scuole, perché anche le scuole, vi ricorderete, dovevano costruire la loro autonomia sulla capacità di raggiungere alcuni obiettivi di equilibrio economico-finanziario. Pensate quante cose di sinistra abbiamo detto, è anche scritto nelle norme. Ora, tutto questo, che penso sempre dovrebbe essere oggetto di una riflessione importante che forse Treccani un giorno potrà promuovere, se uno legge le parole di Berlinguer rimane senza parole, secondo me. Cioè dice: ma com'è possibile? Che cosa è successo da allora ad oggi? Questo non sono così bravo da dare delle risposte e lascio la parola ad Albertina. Mi fermerò il più possibile. Albertina, come Ugo, sa che ho un'assemblea aperta appunto di quelle che stabiliscono la dotazione, perché dobbiamo, come dire, continuare a fare il nostro mestiere, quindi è importante che io a un certo punto vada su, ma mi soffermo davvero perché sono molto
anche, come dire, devo ad Albertina e a tutti quelli che hanno lavorato in Treccani moltissimo. Questo è un luogo che, come dire, cerca di mantenere anche questa funzione di antenna sul paese, anche grazie a questi incontri, grazie alle persone che siete anche voi, che sempre in maniera generosa hanno contribuito a tenere vivo questo nostro ruolo, ma è lei che dovrà più di tutti studiare e valutare quello che è accaduto. Grazie. Si sono accesi comunque. Sì, grazie. Volevo solo dire che però io non ti smentisco affatto, perché ti dovrei smentire? Tra l'altro è una cosa che cito sempre, cioè la Treccani ha fatto una cosa geniale, cioè il fatto di aver messo tutto quanto online fa sì che c'è, come dire, a disposizione di tutti un patrimonio enorme. Un enorme patrimonio e che, come dire, si basa su un grosso lavoro che è iniziato nel 1925 e che, come dire, è un lavoro serio, non è un lavoro così superficiale. E ad esempio agli studenti, quando gli dico cercatevi le cose su internet, ma andate sul sito Treccani, lì ok, tutto va bene, però il resto è tutto della cosa, quindi è fondamentale, insomma, ecco. Quindi io pure facevo lavorando a dei manuali di storia generale, eccetera, ma cioè, tutte le questioni che riguardano gli aggiornamenti sulle vicende internazionali di paesi, eccetera, eccetera, sono una miniera d'oro. E penso che il problema è che mi sembra che in generale, e soprattutto tra i miei colleghi, se posso dire, e colleghe, lo posso dire perché tanto fra un po' vado in pensione, invece c'è molto, no, molto resti su tantissime cose, eccetera. Anche per esempio sull'uso delle piattaforme, no, che ci hanno permesso peraltro di fare lezione e quant'altro in un periodo così duro e difficile come quello della pandemia. Dopo di ciò, chiuso, basta. Vabbè, non vorrei però dilungarmi e sproloquiare su questo, che è un mio cruccio. Io vorrei intanto ringraziare moltissimo naturalmente l'Associazione Berlinguer e l'amico Ugo Sposetti, la Fondazione Gramsci, che pure, insomma, diciamo, si è data da fare per questa organizzazione, e il direttore Francesco Giasi e Beppe Vacca, come dire, che è anche un protagonista di tutte quante queste vicende, e naturalmente la Treccani e il direttore generale, che, come dire, ci ospita, che ha voluto questo incontro, naturalmente tutti quanti i presenti e tutti gli amici e le amiche che ritrovo con grande piacere. Io però, se permettete, vorrei iniziare con un ricordo, e cioè vorrei iniziare citando alcuni brani, perché è molto lungo, l'intervento al convegno che è oggetto di questo incontro di Alberta Sorrosa, che ci ha lasciato ieri. Io voglio fare un ricordo che ci introduce poi, perché ci sono vari punti che lui tocca e di cui io parlerò, di quello che si è detto in questo convegno. Lo faccio con un affetto particolare perché, come dire, io con lui mi sono laureata, peraltro pochi mesi dopo, no, a luglio, insomma, del 77, erano un po', insomma, qualche annetto fa, e come ho scritto in quel libro, la mia, come dire, passione per le organizzazioni culturali, l'organizzare la cultura, la cultura, diciamo, che non si limita a letteratura, poesia, arte, eccetera, ma è anche altro, nasce, insomma, dall'aver seguito allora i suoi corsi, eccetera. E quindi vorrei rendere questo omaggio e questo ricordo sentito, ecco, questo qui è un documento d'archivio che io ho sottratto, adesso il direttore si arrabbia, a tutto quanto la documentazione di questo convegno, che è molto grossa, perché ci sono tutti quanti gli interventi, però è in triplice copia, quindi non sia mai mi succedesse qualcosa. Sì, io lo restituisco, però insomma, dai. E diceva Sorrosa: compagni, naturalmente si parla solo compagni,
e basta, non ci sono le amiche, non ci sono le compagne, cioè, siamo 77, è così, solo uomini, e beh, dopo lo dirò. Io credo che per affrontare correttamente il problema dei rapporti fra impegno culturale e rinnovamento del paese sia necessario andare a una più puntuale valutazione della situazione attuale e forse a una più precisa, coraggiosa definizione della crisi. Questi sono interventi che erano tutti registrati e sbobbinati, cosa che allora, per esempio, l'Istituto Gramsci faceva sempre, sempre, e anche naturalmente per altri istituti. E naturalmente quindi l'italiano non è, come dire, perfetto. Credo che questo sia necessario appunto perché, come è stato detto stamani dal compagno Tortorella, noi abbiamo l'esigenza di andare a proposte circostanziate e precise, che tengano conto certamente degli aspetti generali della crisi, ma anche e soprattutto della storia particolare italiana che ci sta alle spalle in questi ultimi 15-20 anni. Io credo che noi possiamo andare a una definizione dell'impegno culturale nei confronti della situazione italiana attuale se sappiamo cogliere, se riusciamo a cogliere il lato positivo della crisi. L'aspetto emergente di processi nuovi, di aggregazione democratica e di sviluppo anche culturale e scientifico che ci sono stati in questi ultimi 15 anni. E da lì ripartiamo per far fare un salto in avanti a tutta la situazione. Io credo che per noi crisi sia soprattutto rottura degli equilibri sociali e istituzionali della realtà italiana precedente, perdita di egemonia politica da parte della borghesia e dei suoi partiti, sia crisi delle egemonie culturali borghesi, sia come strumenti di organizzazione del consenso. Durante questo periodo io credo che dobbiamo anche riconoscere apertamente che c'è stata una crisi del marxismo come ideologia, come sistema totalitario del mondo, ma con effetti sostanzialmente liberatori e progressivi, cioè con un'accentuazione degli aspetti scientifici e sperimentali del marxismo stesso. Io credo che intorno a fatti come di questo genere, che ovviamente non sono stati automatici, ma frutto di una lotta di classe, eccetera, si sia verificato quell'addensarsi di attese intellettuali intorno alla linea del Partito Comunista, che è un altro degli elementi di grande novità e di novità positiva della nostra situazione, maturato anch'esso all'interno della crisi e come suo risultato. L'intervento è lungo, sul finale dice: sono le condizioni strutturali del Paese a non funzionare, l'economia, lo Stato, le istituzioni formative di ricerca, in genere le forme fondamentali della vita associata. Allora io credo che qualsiasi appello cadrebbe nel vuoto se noi non scendessimo immediatamente nel concreto, e in concreto io credo oggi che sia che bisogna fare le riforme. Io credo che sia necessario irrobustire, privilegiare, dare un punto di riferimento a una cultura delle riforme contro la sordità che ci sono nel Paese, ci sono anche nelle forze intellettuali e credo ancora anche tra le nostre file all'interno del nostro partito. E poi conclude, e sono questioni che vengono riprese, che lui puntualizza, a mio avviso, molto bene. Adesso le riprenderò. Hai fatto bene a ricordarmi. Sì, insomma, ci tenevo, perché quando è arrivata la notizia io stavo in mezzo a queste carte, che stavo guardando, e peraltro mi ricordavo, non è che me lo ricordavo, ma insomma, benissimo, che c'era Sor Rosa, e tutto, perché io c'ero. Ero una bambina, non capivo niente, non penso di aver capito molto di quello che è stato detto, però ero assolutamente, come dire, presa dalla quantità di persone, c'erano tutti, assolutamente tutti, dito un nome c'era, e anche molti politici, perché per l'appunto allora i politici, a cominciare da quelli del PC, andavano ai convegni di storia, di letteratura, di cultura, di discussioni generali, eccetera. Questo convegno che si intitolava appunto l'intervento della cultura per un progetto di rinnovamento della società italiana si svolse appunto a Roma al Teatro Eliseo, durò 2 giorni, il 14 e il 15 gennaio del 1977, e ha costituito l'apice del rapporto fra il PC e gli intellettuali. È stato promosso dalla Commissione Culturale, che allora era diretta da Aldo Tortorella, quello che veniva definito il numero 2 del partito, molto vicino a Berlinguer, e dall'Istituto Gramsci, non era ancora una fondazione, di cui era direttore Franco Ferri.
Il contesto, lo dice Sor Rosa, insomma, no? È quello, diciamo, che segue i successi elettorali, a cominciare naturalmente dal referendum per il divorzio, ma poi soprattutto i grandi successi elettorali del PC del 75 e del 76, che era il PC era allora la guida di regioni importanti, comuni, province e tante amministrazioni locali. No, inoltre aveva conosciuto, a partire insomma dalla segreteria di Berlinguer, ma poi soprattutto dopo le elezioni del 1972, un forte aumento di iscritti, e nel 77 si arriva sostanzialmente quasi ai tempi d'oro, insomma, di Togliatti, cioè circa 1.800.000 iscritti. E tra questi erano cresciuti anche quelli che erano indicati nella categoria insegnanti intellettuali professionisti, per quanto allora erano passati dallo 0,80 nel dopoguerra per cento, quindi molto poco, a 2,36, non è che fosse una cifra così enorme, però, eccetera. E poi soprattutto, come sappiamo, in quegli anni, in quel periodo, attorno a quell'elezione, sono tanti gli uomini, le donne, eccetera, di cultura che si avvicinano al partito, anche se non erano, diciamo, iscritti al partito. Siamo naturalmente negli anni della solidarietà nazionale, nel pieno, solo pochi mesi, nell'agosto dell'anno precedente, il PC ha deciso, diciamo, di partecipare e di entrare, diciamo, avvicinarsi all'area governativa, di cui naturalmente, come sappiamo, non faceva parte, non poteva, come dire, spingere nessun bottone. E nel periodo, diciamo, della crisi economica gravissima, con cresce l'inflazione gigantesco, e soprattutto sono gli anni del crescere della violenza, del terrorismo, dello stragismo fascista, del terrorismo rosso, che proprio nel 76, come dire, le equazioni divennero maggiori rispetto a quelle fasciste. Ma sono anche gli anni, diciamo, delle pistole, le P38, che appaiono alle manifestazioni proprio allora, e in cui cresce l'area della cosiddetta autonomia. Proprio un mese dopo, era il 17 febbraio, all'Università di Roma, Lama, il segretario della CGIL, Luciano Lama, era andato per un comizio, la Sapienza era occupata, e fu cacciato sostanzialmente dall'insieme, insomma, diciamo, del movimento studentesco, a cominciare dall'area dell'autonomia, ma poi anche quelli che si chiamavano gli indiani metropolitani, che dicevano i Lama in Tibet, no? Ti ricordi? E via dicendo. Non, fa pure ridere, ma io lo trovo tristissimo. A Sor Rosa, a proposito, nell'intervista a Simona Colarizzi, dice, e lo ha detto in varie occasioni, dice, quello fu un trauma. Beh, penso che avesse ragione. I giovani contestavano, insomma, il governo, criticavano il Partito Comunista per le sue scelte, era diventato bersaglio, appunto, di attacchi, di scontri, e non solo di, come dire, prese in giro, eccetera, no? Ma anche nelle città dove che erano amministrate dal PC, Bologna per esempio. Esatto, ci sarebbe anche la citazione: Zangheri, Zangherà, bruceremo la città. Anche questa fa ridere fino a un certo punto, perché poi, no, le azioni concrete e violente venivano fatte, quindi non era solo così a irridere, insomma, ecco. Peraltro, come sappiamo, come emerge dopo, come ha detto il senatore Pellegrino, presidente della commissione stragi, da questa componente dell'autonomia verrà un afflusso nuovo alle Brigate Rosse, al terrorismo rosso, crescerà notevolmente, insomma, dal 77 in poi. Molti passeranno alla clandestinità e appunto poi a entrare nei gruppi terroristi. Sono anni durissimi per quelli, diciamo, non della mia generazione, ma non solo, insomma, ecco, attorno alla mia generazione. Ovviamente è diverso chi ha vissuto la Seconda Guerra Mondiale, ma sono anni, diciamo, penso i peggiori, ecco, direi. Anche se poi ci sono anche tante conquiste che non vanno dimenticate, che naturalmente non sto a citare, ma che spesso invece di cui non si parla. La cosa incredibile è che di questo clima, di quello che sta succedendo,
Io adesso ho riletto tutti quanti gli interventi, eccetera, ma a me sembra che non ne parli nessuno. Cioè si parla del successo elettorale del PC, che bisogna cambiare, del governo, bisogna pungolare la DC, eccetera, ma della violenza, del terrorismo, eccetera, nessuno parla, che è un argomento di riflessione. E dopo le elezioni, appunto, del 75 e del 76, quindi muta il contesto politico nel quale si esercita il ruolo appunto degli intellettuali. E sono questi qui gli aspetti positivi che metteva in risalto per l'appunto a Sor Rosa, il fatto che c'era un cambiamento insomma della società e della politica italiana. Quindi diciamo la questione dell'intervento nel campo della cultura si intreccia con la questione del Partito Comunista Italiano che deve diventare un partito di governo, non solo a livello amministrativo ma nazionale. La politica culturale quindi non è finalizzata soltanto a un convegno, al coinvolgimento degli intellettuali per collaborare alla linea politica come era stato nel 1956, no? Per l'approfondimento della via italiana al socialismo eccetera, ma invece proprio deve diventare una parte integrante della politica che deve tendere al governo della cosa pubblica. E in questo senso per l'appunto andava a questo convegno proprio mirava a fare questo discorso e a portare gli uomini della cultura, gli uomini e le donne della cultura, anche se ripeto non venivano citate, in questa direzione. E il convegno era stato aperto diciamo da Franco Ferri a nome dell'Istituto Gramsci, ci fu questa lunga relazione di Tortorella, ci furono circa 30 interventi più alcuni mandati scritti, solo due donne intervennero per l'appunto e poi ci furono le conclusioni di Berlinguer che tu hai citato con il discorso appunto sull'austerità che io pure ritengo stato un discorso diciamo estremamente avanzato e vorrei dire predittivo, secondo me a Greta piacerebbe. Però questo discorso cadde nel vuoto e peraltro il suo discorso comunque era scollegato rispetto a quello che si era detto nel convegno, per quanto di austerità, all'austerità si era accennato, ma in realtà sta effettivamente a sé. Nella relazione di Tortorella diciamo si parte da l'aspetto centrale, insomma il punto di partenza è che ormai i tempi sono maturi per porre l'esigenza di una direzione politica nuova del governo del paese, non soltanto con il PC che si astiene naturalmente al governo Andreotti, e del fatto che appunto gli intellettuali sono chiamati a una concreta collaborazione. Esplicitamente più volte in questa sua relazione Tortorella parla della diversità rispetto agli anni del dopoguerra, così l'appello agli intellettuali, al fatto diciamo che fossero chiamati, come diceva Vittorini, prendendosela con Togliatti, a suonare il piffero per la rivoluzione, eccetera. Lo dice più volte, cioè non si tratta di chiamare gli intellettuali a un generico impegno o di riproporre formule del passato, ma appunto di un complessivo coinvolgimento degli uomini di cultura per un progetto appunto di rinnovamento della società italiana. Ciò che occorre non è un disegno di una società futura che abbia i caratteri dell'utopia, ma appunto un ragionamento molto concreto. In questo discorso una parte abbastanza, sono 30 pagine mi sembra, è dedicata alle politiche da adottare proprio nei confronti riguardo alla crisi economica, una situazione proprio disastrosa insomma, no? E qui ribadisce il fatto che non si poteva combattere l'inflazione senza una politica di austerità, non si poteva affrontare la recessione e la disoccupazione senza modificare i consumi e quindi insomma diciamo questo che richiedeva una modifica anche dei modelli di vita già consolidati, quindi insomma sì, l'austerità non è che non viene considerata ma viene limitata a questo aspetto. Però al di là del discorso appunto di analisi sui problemi della società italiana eccetera e della necessità di una trasformazione è proprio la cultura
la questione degli intellettuali e della cultura essere al centro, come tu hai detto, è così, cioè questa è la cosa che è vero oggigiorno, cioè, ma quando mai? Cioè, non esiste ormai da molto tempo. E Tortorella, diciamo, appunto, insiste su questo aspetto, dicendo sul fatto non in nome di un fronte della cultura come era stato appunto nel 48 eccetera, ma appunto come portatori di un patrimonio di conoscenze che è indispensabile al paese nel campo dell'istruzione, del diritto, della ricerca scientifica, dell'informazione, della medicina e così via, quello che lui citava. Però non ci sono soltanto gli intellettuali, ma per l'appunto anche le istituzioni culturali. Che questo qui è un aspetto che già la Commissione Culturale negli anni precedenti, quando dirigeva, c'era Giorgio Napolitano, aveva affrontato. In questa occasione Tortorella dice proprio che lo scopo dell'Assemblea era di far entrare nel dibattito attorno alla crisi la questione delle strutture culturali come tema essenziale. Cioè, sono parole che noi oggi quando si sa peraltro le fatiche che si deve fare per mandare avanti gli istituti, i soldi che non ci sono e così via, e di là lavorare per il risanamento e la riforma delle istituzioni culturali, per lo sviluppo della scienza, nonché naturalmente per la riforma della scuola e dell'università. Questo discorso è ripreso e approfondito da Giulio Carlo Argan, sindaco di Roma, che interviene per primo, insomma porta il saluto della capitale e dice che appunto che le grandi strutture culturali del paese devono essere trasformate in modo che possano agire come forza traente della trasformazione strutturale della società, cioè il fatto che la cultura, le istituzioni culturali devono agire come forza per trasformare la società, forza traente per trasformare la società. Qualche accenno agli interventi. Intervennero appunto, come ho detto, 30 persone, sono scrittori, poeti, docenti universitari, registi cinematografici, iscritti e non iscritti al PC, architetti eccetera. Per la direzione del PC intervennero Occhetto e Napolitano, per il Partito Repubblicano Giovanni Ferrara e per il Partito Socialista Claudio Signorile. In generale questo che ho detto, diciamo, questo discorso a Tortorella sul fatto che non ci deve essere una sottomissione, un assoggettamento della cultura alla politica viene apprezzato, ripreso, insomma, diciamo, da tutti quanti, come anche il fatto che bisogna fare programmi concreti, individuare azioni concrete. A questo per esempio si riferisce lo stesso Franco Ferri quando introduce questa iniziativa. Giulio Einaudi, come dire, che di richiami all'ordine ne aveva conosciuti, non solo ai tempi, ma è tutto più complicato, non sono dei semplici richiami all'ordine, però insomma, diciamo, le vicende che riguardavano il Politecnico, la stessa società, sono state travagliate, ecco, mettiamola così. E lui dice, però è interessante perché ricordò in questa occasione i disastri provocati a volte dalla durezza strumentale e burocratica dei politici, ma altre volte dall'opposta presunzione di un intangibile, indiscutibile primato dell'intelligenza. È carino anche questo riferimento che poi a loro volta gli intellettuali pensano di essere, come dire, al centro di tutto e autoreferenziali, insomma, anzi sono convinti di esserlo. E poi l'altro fatto interessante che dice Einaudi, cioè il fatto che insomma basta con le discussioni, bisogna appunto agire concretamente, questo è un filo conduttore, e fa questa affermazione, e cioè propone di sospendere le disquisizioni sulle regole del gioco per dedicarci invece al gioco vero e proprio. Che è un monito, a me sembra interessante, in realtà non molto ascoltato né allora né dopo, e ecco, devo dire che a rileggere questi interventi effettivamente ci si rende conto come in realtà molti discorsi invece parlavano delle regole o parole un po' al vento, altri no. Io
devo dire che a rileggere mi è stato utile, perché avevo una un'impressione un po' più negativa, invece alcuni interventi effettivamente sono molto interessanti, ecco, trattano delle questioni che sono importanti, ma cade tutto quanto comunque nel vuoto, ecco, su questo bisogna dirlo fin da ora. Poi alcuni insistono sulla programmazione, sul fatto che però non basta parlare di programmazione, ma bisogna anche vedere le diverse programmazioni, come dice Manfredo Tafuri. È interessante secondo me l'intervento di una delle due donne, che è Novella Sansoni Tutino, che era allora assessore alla provincia di Milano, che parla di questioni proprio che riguardano l'amministrazione. Secondo me questa cosa è di un'attualità incredibile. E appunto dell'esigenza, dice, cito, di specialisti per affrontare i nuovi compiti del governo dello Stato, e sostenendo che deve intervenire un processo di specializzazione, di acculturazione dell'apparato burocratico dell'amministrazione. Bisogna superare la divisione tra lavoro d'ordine e lavoro di concetto. Amministrare è una scienza, però oggi manca profondamente di cultura. La burocrazia che governa il paese non è preparata assolutamente. Sono frasi che mi sembrano di avere anche recentemente con il governo Draghi sentito, ma anche prima, insomma, no? Anche questo, ribadisco, comunque sono questioni che rimangono lì. Giorgio Napolitano insisterà sul fatto che gli intellettuali siano costruttori di politiche, di proposte, di politiche, di progetti concreti, quindi questo aspetto della concretezza. Rosario Villari intervenne richiamando un po', diciamo, sulla politica del partito, cioè, ho l'impressione che lui volesse un po' rimettere in carreggiata i discorsi, ovvero sia comunque la politica del compromesso storico, tant'è vero che dice che l'obiettivo del rinnovamento della società e del paese non poteva essere realizzato se non attraverso il contributo di forze diverse e sulla base di piattaforme ideali diverse. Non cito altri interventi, insomma, questi sono quelli che così mi sembra mi hanno colpito di più, perché vorrei invece arrivare al discorso appunto di Berlinguer sull'austerità, che peraltro appunto ne parla Tortorella, ma qualcuno negli interventi, ma non è minimamente, insomma, al centro del convegno, ma Berlinguer lo riprende portandolo su un altro piano, che è un piano, diciamo, della politica mondiale. Peraltro Tortorella, in un'intervista ad Aiello per il suo libro Il lungo addio, no? Disse che alla fine della prima mattinata Berlinguer gli disse che avrebbe parlato sull'austerità, cioè non era una cosa che nessuno sapeva e conosceva, cioè fu Tortorella sembra, anche da quello che dice Aiello, un pochettino perplesso, insomma. L'austerità, come era intesa, diciamo, da Berlinguer, non era affatto quella, la stangata, no? È una fase che è come dire, una citazione notissima che diede di Scalfari su Repubblica, la definizione che lui diede dei provvedimenti presi da Andreotti per superare la situazione di crisi nell'autunno, poco prima, insomma, no? Non è uno strumento di politica economica, ma è invece qualcosa, diciamo, di più. Deve essere un mezzo per contrastare, cito, scusa, io farò un po' di citazioni, insomma, perché penso che sia importante, mezzo per contrastare alle radici e porre le basi del superamento di un sistema che è entrato in una crisi strutturale di fondo, non congiunturale, congiunturale lo ripeterà decine di volte, ecco, di quel sistema i cui caratteri distintivi sono lo spreco, lo sperpero, l'esaltazione di particolarismi e dell'individualismo più sfrenati, del consumismo più dissennato. Qui immagino, no, che sì, quello che stavi dicendo, che si ricollega a quanto detto il nostro grande Papa, se mi permettete questo riferimento. L'austerità significa rigore, efficienza, serietà, e significa giustizia. Quindi rigore e giustizia, cioè ci sono tutti e due
tutti e due, non solo, ma insomma questi elementi. Ma diciamo soprattutto queste parole erano collocate in un contesto molto più ampio, un contesto internazionale, nelle problematiche del sottosviluppo e nell'esigenza di sopravvivenza dei popoli più diseredati. Il problema dell'austerità, l'austerità riguardava il problema della crisi mondiale e dei nuovi modelli di sviluppo indispensabili per uscirne. E questo voleva dire, in primo luogo, trovare soluzioni che tenessero conto non solo del mondo occidentale, sto citando, ma anche dei popoli del terzo mondo, delle loro ragioni di sviluppo e di giustizia. Insomma, è una visione aperta, non è soltanto una questione, diciamo, di provvedimenti su cui poi verrà invece attaccato. E quindi proprio questo sottolineava Berlinguer, cioè l'evento più importante che rendono obbligata, non congiunturale appunto, una politica di austerità è stato e rimarrà, diceva, l'ingresso sulla scena mondiale di popoli e paesi ex coloniali che si vengono liberando dalla soggezione e dal sottosviluppo in cui erano condannati dalla dominazione imperialistica. Si tratta di 2/3 dell'umanità che non tollerano più di vivere in condizioni di fame, di miseria, di emarginazione, di inferiorità rispetto ai popoli e paesi che hanno finora dominato la vita mondiale. Sarò retorica. Oggi non c'è più il terzo mondo e i popoli dell'Africa, cioè inutile che lo so dire, si sono molto differenziati tra di loro, eccetera. Però, voglio dire, non sono veritiere queste parole, soprattutto a me mi viene da pensare quando sappiamo, sentiamo, guardiamo i poveracci disperati che arrivano e muoiono nei barconi del sud, nel sud del Mediterraneo. Ci sono anche aspetti datatissimi, per carità, no? La lotta contro il colonialismo, eccetera, eccetera. Però quella lotta c'è stata, è indubbio, no? Ecco, però questo fatto che, cioè, non è solo questione che bisogna cambiare, togliere lo spreco, eccetera, ma questo va tolto proprio perché ci sono altri popoli che hanno bisogno, che devono mangiare, che devono vivere e così via. Per questo, ecco perché, dice, una politica di austerità, di rigore, di guerra allo spreco è divenuta una necessità irrecusabile da parte di tutti noi ed è la leva su cui premere per far avanzare la battaglia per trasformare la società nelle sue strutture e nelle sue idee di base. Quindi la politica di austerità, per l'appunto, non è una politica di livellamento, no? Anche questo, su questo poi invece viene interpretato così da buona parte della stampa, anche dei presenti, verso l'indigenza. E non deve essere perseguita soltanto per garantire la sopravvivenza di un sistema economico entrato in crisi. Una politica di austerità deve avere come scopo quello di instaurare la giustizia, appunto, efficienza, ordine e, aggiungo, dice Berlinguer, una moralità nuova. È rimasto sulla carta. E in questo poi, naturalmente, se non ci ritorno, ne hai parlato tu prima, il ruolo che devono svolgere gli uomini di cultura, gli intellettuali, è fondamentale, eccetera, eccetera. Però ecco, questo discorso non fu capito, insomma, non fu capito né dentro né fuori dal partito e cadde nel vuoto, no? Beppe Vacca può confermarmelo. E peraltro anche, che ne so, un studioso finissimo di primissimo piano come Norberto Bobbio attaccò, no? Sul Corriere del... Sì. E insomma, cadde nel vuoto il fondo del discorso, quello a cui avrebbe potuto portare, che non porta. Certo, entrano altre questioni, ovviamente, per carità, adesso le dirò. E lui, appunto, in questa intervista a Giovannino Rossi sul Corriere della Sera, dice: solo con i sacrifici non si trasforma la società. Ma a me sembra che Berlinguer non dicesse soltanto questo, cioè i quotidiani, per quanto riguarda il convegno, si concentrano solo sull'austerità, su Berlinguer, eccetera, eccetera, per attaccarlo, soprattutto quelli che sono al di fuori, naturalmente, del PC, e leggono soltanto
un aspetto di quello che lui dice, cioè, a meglio lo interpretano in senso non veritiero, ecco, a mio avviso. Questo tema sarà ripreso pochi mesi dopo, soltanto diciamo nella primavera del 77, in quella proposta di progetto a medio termine scritta da Giorgio Napolitano, ma poi in cui si riprende questo discorso, insomma, di incidere sui modi di vita e così via, però da lì non si andò avanti, si è fermato in questo senso. Però, ecco, e poi dico una cosa a questo proposito, però io credo che è importante sottolineare un altro aspetto, che su questo, diciamo, non ci sono state riflessioni, così come sull'appello agli intellettuali, insomma, il convegno è rimasto lettera morta, ecco. Però invece direi che da quella data, o meglio, io direi da quando è stato istituito il Ministero per i beni culturali e ambientali con la legge del 1975, governo bicolore Moro, guidato da Moro, Democrazia Cristiana e Partito Repubblicano, nacque il nuovo ministero di cui divenne titolare Spadolini. Ecco, secondo me è da quella data anche che aumenta la riflessione del PC in questo, che matura la riflessione del PC proprio su questo aspetto specifico. E quindi la politica culturale si concentra sulla questione dei beni culturali, come su cui si erano soffermati lungamente sia Tortorella che Arganna. Una mozione di una riunione proprio su questa questione, che leggo, dell'anno successivo, diceva: l'uso sociale dei beni culturali, riappropriazione critica del proprio passato, utilizzazione democratica e misura d'uomo del territorio e della cultura, eccetera, era ritenuto un momento essenziale della trasformazione dello Stato, nuovamente appunto, no? Le istituzioni culturali per trasformare lo Stato, nel senso dell'allargamento della partecipazione e della realizzazione della programmazione democratica. Peraltro, quando ci sono i vari convegni che riguardano poi i beni culturali, gli archivi, le biblioteche di quegli anni, Domenico Amalfidano sosteneva sempre questo aspetto, diciamo, di una riforma, perché ci deve essere una democratizzazione, cioè gli istituti culturali devono essere un bene per la società. E questo è un discorso, diciamo così. Però, ecco, questo rimane nel PC, questo quantomeno, anzi da allora diventa predominante, e infatti peraltro nell'ottobre del 78 viene fatta la fondamentale legge, anzi le norme, la legge, diciamo, di norme per l'erogazione dei contributi ad enti culturali, che poi sarà approvata 2 anni dopo, e che ebbe tra primo firmatario Domenico Amalfitano della Democrazia Cristiana. Altri per il PC c'era Rosario Villari, e che è proprio, come dire, il compromesso storico, perché ci sono, cioè proprio è una legge della solidarietà nazionale, socialisti, democristiani, repubblicani, socialdemocratici, eccetera. E con questa legge, come sappiamo, poi vengono varati i contributi ordinari dello Stato agli istituti che avrebbero assolto una serie di requisiti, e iniziarono a trasformarsi in fondazione. Lo stesso istituto Gramsci allora poi divenne appunto una fondazione. Quindi, ecco, e su questo poi si lavorò molto, anche per arrivare alla nuova legge poi, che specifica meglio quali sono i requisiti degli istituti che entreranno nella tabella per avere il finanziamento, fatta da quando era ministro da Walter Veltroni. E così via. È tutto il lavoro fatto poi da tanti, no? Penso anche, ne so, anche ai vari organismi unitari, Madel Krast e Gabriella Nisticò, che insomma lavorarono molto su queste, assieme adesso non mi viene il nome, naturalmente, ora lo dico. No, sì, io, il presidente dello Sturzo. De Rosa, vabbè, sì, Flavia, certo, sì, certo, e loro lavoravano, però è ripreso appunto, De Rosa si impegnò molto anche lui in questa direzione,
ma questo diciamo ci porterebbe a logiche, qui però non possiamo ovviamente trattare. Voglio però dire, ecco, per concludere, che diciamo comunque il discorso dell'austerità e al tempo stesso quello sul progetto a medio termine, per l'appunto, passano in secondo piano, ma passano in secondo piano, io credo, di fronte al degenerare della situazione, della violenza, cresce il distacco ulteriormente dei giovani dal PC, che diventa sempre più scontro violento. Berlinguer, che su questo fu attaccato peraltro, sulla stampa scrisse: questi sono i nuovi fascisti, agli autori di queste aggressioni, appunto, no? Bologna, Roma, eccetera, e con loro non è possibile tentare di stabilire alcun dialogo. E su questo la sinistra estremista, ma non soltanto, anche all'interno del partito, insomma, Berlinguer veniva accusato di incomprensione nei confronti dei giovani, delle loro insoddisfazioni, eccetera. Ma in generale poi, con il crescere drammaticissimo del terrorismo, il rapimento, l'uccisione di Aldo Moro, poi iniziano pure all'interno, diciamo, dell'intelligenza, diciamo in senso ampio, i primi distinguo. C'era chi parlava dei compagni che sbagliano, né usare lo slogan né con lo Stato né con le BR. Questi discorsi. Comunque io penso che quello che è successo poi in quegli anni porta appunto a far sì che quei discorsi che erano stati fatti e che a rileggerli oggi a me sembrano abbastanza interessanti, non vengano tolti, senza naturalmente togliere le responsabilità che lo stesso PC ha avuto nel non fare in modo che queste questioni venissero. Ma insomma stavamo in una situazione terribile. E poi gli intellettuali incominciarono comunque a allontanarsi in quel clima dal PC, a esprimere un giudizio sempre più critico sulla solidarietà nazionale, eccetera, eccetera. E quell'assemblea, quella platea dell'Eliseo che era così folta, il teatro strapieno, eccetera, eccetera, inizia a dissolversi, così come peraltro si dissolvono e vengono sempre meno, subiscono un calo fortissimo i voti al PC nelle elezioni successive del 79. Io vorrei concludere lasciando nuovamente la parola a Sor Rosa, proprio quello già citata, le sue parole che io condivido molto nell'intervista sugli intellettuali che gli fece Simonetta Fiori, uscita nel 2009 dalla Terza, e lui, quella in cui appunto aveva detto che i traumi che lui stesso aveva avuto in quel 77, in quel clima animoso e violento anche le forze intellettuali ne uscirono frantumate. Quella stagione rappresentò il culmine di una storia di intellettuali nata tre decenni prima. A un ceto colto di sinistra, fino allora omogeneo, subentrò un arcipelago frammentato di una miriade di gruppi separati e di posizioni individuali contrastanti. L'intellettuale comunista, definizione un po' generica e astratta, diceva, si frammenta e si moltiplica in una serie numerosa e variata di tribù. Grazie ad Albertina Vittoria. Io devo dire che anche ascoltando questa puntuale ricostruzione mi continua a colpire la centralità che Berlinguer affida appunto agli intellettuali, sempre in questi capitoli in cui ho provato un po' a organizzare quello che è stato il suo intervento e seguendo anche quello che diceva Albertina di interpretazione non solo del mondo ma di quel particolare momento, di esempio, come lui dice, qui legato ovviamente, come hai detto, anche alla questione morale, di nuovo modello di società autonoma
è autonomo dai modelli esistenti, c'è un richiamo molto bello ai nuovi cittadini, ai cittadini del domani. Questo per esempio è molto simile al dibattito che avviene tra i padri costituenti quando viene scritto l'articolo 9 dedicato appunto alla cultura. È proprio Aldo Moro a richiamare come funzione della cultura sarà quella di creare i cittadini della Repubblica. E quindi grazie per questa ricostruzione. Ovviamente siamo ben contenti di aprire un dibattito, domande o quello che è. Io mi devo solo scusare, ma ho ascoltato con piacere, ma devo andare. Grazie, buona serata. Grazie a voi. Grazie.